L'italiano medio sostiene che la verità nessuno può conoscerla e quindi ognuno ha diritto alla propria opinione. Sente che un punto di vista vale quanto un altro e nessuno dovrebbe essere così arrogante o critico da dire che un punto di vista è corretto e tutti gli altri sono automaticamente sbagliati. Questo è corretto, fin tanto che, dal punto di vista biblico, non si tocca il fondamento, cioè quelle verità indiscutibili che, se non accettate, si rientra nell'eresia o nell'apostasia. D'altro canto, non si può essere certi di cosa sia in definitiva giusto e cosa in definitiva sbagliato. E chi può dire chi ha ragione e chi ha torto? Come possiamo essere così sicuri di avere tutte le risposte? Oggi parleremo di questo tipo di inclinazione culturale, che si è infiltrata purtroppo anche nella Chiesa. State comodi, perché lo faremo fra poco. Shalom e benvenuti in questo nuovo episodio dei Videolog. Parliamo oggi di quell'inclinazione culturale che si è manifestata tra coloro che insistono sul fatto che nelle chiese del Messia siamo stati troppo meschini e dogmatici riguardo alle nostre posizioni dottrinali. Molte assemblee danno per scontato di avere l'assoluta ragione in ambito dottrinale, rispetto ad altri gruppi che invece, a loro dire, avrebbero torto marcio e sono quindi fuori dottrina. In senso generale, ci occupiamo troppo di alcuni problemi e troppo poco di altri. La nostra rigida posizione dottrinale, a sua volta, ci ha resi non amorevoli e intolleranti nei confronti di semplici punti di vista alternativi. Naturalmente, tutta questa linea di pensiero procede da una mentalità umanistica e pluralistica. Costituisce il classico tentativo di schivare la responsabilità. Quando Yeshua disse «Conoscerete la verità e la verità vi renderà liberi», stava dimostrando che dobbiamo avere ragione su alcune cose. Anzitutto è vero che non sappiamo tutto, ma possiamo conoscere alcune cose molto bene, quelle cose che Dio si aspetta da noi. Quindi possiamo conoscere la verità e possiamo anche sapere di conoscere. Dobbiamo pertanto analizzare ogni questione sia logicamente che scritturalmente. Tantissimi credenti concludono che Dio vuole a tutti i costi che tutte le donne del mondo debbano indossare il velo quando adorano. Costoro credono che questa conclusione derivi dall'insegnamento presumibilmente universale di 1 Corinzi 11 ai versetti 2 a 16. Tuttavia, l'uso del velo a Corinto trasmetteva un certo significato all'interno di quella cultura greco-romana che non è trasmessa invece nella nostra cultura italiana moderna. Nella nostra cultura italiana, le donne non hanno la consuetudine di indossare un velo sul capo per dimostrare la loro sottomissione all'autorità maschile. Rav Shaul non stava neanche esponendo ai credenti greci dei costumi giudaici o costumi universali che Dio avrebbe imposto come dogma, perché questo avrebbe comportato un'opera giudaizzante nella Chiesa gentile, cosa che non è assolutamente biblica né richiesta ai credenti gentili. Per i greci, l'uso del velo era un consueto fenomeno culturale, come dimostra la frase di Rav Shaul, giudicate voi stessi, che usa in 1 Corinzi 11 al versetto 13. Per loro, il velo simboleggiava la sottomissione di una donna all'autorità maschile in un'assemblea. La rimozione o il mancato utilizzo del velo, invece, rappresentava il rigetto di una donna dell'autorità maschile, quella del marito, pratica disordinata equivalente alla vergognosa pratica di radersi la testa, un atto compiuto generalmente da donne malfamate da strada. Quindi la donna che non voleva macchiarsi d'infamia, radendosi i capelli, faceva bene a ravvedersi, mostrando il suo massimo rispetto verso il marito indossando il velo in presenza di altri uomini.
Poc'anzi ho detto che Rav Shaul non ha inteso giudaizzare i credenti greci imponendo loro certe pratiche religiose in uso invece tra gli ebrei. Questo perché l'uso del velo nella cultura greco-romana era diversa dall'uso che del velo se ne faceva in Israele. Nella cultura greco-romana, una donna con il velo mostrava la sua sottomissione alla figura maschile dentro e fuori l'assemblea. Non utilizzarlo significava mancare di rispetto a questa autorità maschile. Nella cultura ebraica, invece, una donna con il velo, sia dentro che fuori l'assemblea, lanciava un messaggio agli uomini in cerca di moglie che le giravano intorno. Sono sposata o promessa sposa. In Israele, perciò, alle donne libere non impegnate sentimentalmente, quindi non fidanzate né sposate, era concesso non indossare il velo sia dentro che fuori la sinagoga, tranne in quei casi in cui la donna pregava o profetizzava o predicava, altrimenti avrebbe disonorato non tanto la figura dell'uomo in generale, ma il suo capo, cioè il marito. Era una questione, diciamo, di galateo religioso, legato però a quel contesto culturale greco, come afferma Shaul in 1 Corinzi 11:13. Giudicate voi stessi, è decoroso che una donna preghi Dio senza avere il capo coperto da un velo? Shaul parla di decoro, di buone maniere, non di dogmi. Quindi non indossare il velo non era una trasgressione della Torah, visto che non esistono comandamenti simili a riguardo, e di certo l'Apostolo Paolo non se ne è inventati di nuovi, ma semplicemente una mancanza di rispetto o un'inosservanza dei buoni costumi. Chi non indossava il velo, certamente, non peccava, né aveva bisogno di andare ad ammazzare un agnello per espiare questa non colpa. Nella cultura greco-romana, invece, le donne dovevano indossarlo, in quanto non si faceva riferimento all'autorità del marito o del futuro sposo, ma all'autorità della figura maschile, il che è diverso. Shaul non intese dire perciò che la donna che porta i capelli corti o rasati è autorizzata a non indossare il velo. Non ci sono autorizzazioni, ma dice da un lato che la donna che non intendeva indossare il velo, secondo il consueto costume greco dell'epoca, dimostrandosi quindi irrispettosa verso l'autorità maschile, tanto valeva per lei radersi il capo, perché questa mancanza di rispetto poneva quella donna allo stesso livello immorale di una poco di buono, che, non essendo moglie del suo cliente, non aveva alcun rispetto verso quell'uomo. Ma se voleva evitare questa vergogna pubblica, pur non essendo di fatto una poco di buono, allora doveva indossare il velo. Come vedete, il contesto storico ci aiuta a capire meglio le scritture. Poiché il simbolismo del velo nella cultura dei Corinti era in armonia con il principio costante della sottomissione femminile alla guida maschile, le donne credenti di Corinto, naturalmente quelle che avevano la tendenza a ribellarsi, furono esortate a conformarsi a quella pratica culturale di buone maniere. Ribadisco che Rav Shaul non sta giudaizzando nessuno, ma sta invitando a rispettare le buone maniere greche nell'assemblea di Yeshua. Ebbene, l'applicazione di questa ingiunzione è che i cristiani, che si trovano oggi in culture in cui un particolare simbolo culturale è alla base di un costante principio biblico, dovrebbero conformarsi al tale decoro culturale. Se Shaul avesse indirizzato la sua lettera a una chiesa estera, dove era consuetudine delle donne indossare un foulard al collo per non tenerlo scoperto, certamente non avrebbe parlato di un velo in testa, ma del foulard al collo. Perciò Shaul si è adeguato alla cultura delle donne greche, facendosi greco con i greci, ripristinando quei costumi locali che all'interno della chiesa o della famiglia non venivano rispettati per come andavano rispettati. I veli però non hanno tale significato nella cultura italiana, e variano in tutto il mondo. Se Shaul intendeva che i veli fossero imposti a tutte le donne cristiane di tutte le culture di ogni tempo, ne conseguono però tre conclusioni alle quali è impossibile sfuggire. In primo luogo, un cappello, un berretto o un fazzoletto non sarebbero un valido sostituto del velo. In secondo luogo, i veli dovrebbero essere indossati tanto dentro quanto fuori dall'assemblea di culto, ovvero tutto il giorno. In terzo luogo, coloro che rifiutano di indossarlo dovrebbero essere obbligate a radersi il capo. Vedete,
ci si sofferma coi paraocchi solo sull'indossare il velo in modo insindacabile, quando attorno al velo ci sono conseguenze che non possono essere ignorate. Un'altra area di confusione su cui si può accertare la verità è il santo bacio. Sia Shaul che Kefa esortarono i cristiani del primo secolo a salutarsi con santi baci. Ma questa ingiunzione doveva essere una caratteristica permanente del cristianesimo? Dio ha forse inteso dirci che i cristiani oggi devono praticare il santo bacio allo stesso modo in cui praticano il battesimo, la preghiera e la cena del Signore? Anzitutto, il bacio come saluto è antecedente al cristianesimo. Noi italiani abbiamo l'abitudine di darci un doppio bacio sulle guance, mentre in Medio Oriente il bacio saluto era consentito solo tra persone dello stesso sesso, mentre non lo era tra persone del sesso opposto. Farlo diversamente, secondo la consuetudine, comportava quello che oggi siamo abituati a chiamare atti osceni in luogo pubblico. Al contrario, gli americani non si relazionano con i baci come forma standard di saluto. Semmai si stringono la mano o si danno una pacca sulla spalla. Mentre l'abbraccio è diventato sempre più importante negli ultimi anni. Shaul non avrebbe potuto comandare a tutti i cristiani di iniziare a baciarsi a vicenda come forma di saluto. Anzi, questa era una pratica che già attuavano. Piuttosto, l'apostolo Paolo stava applicando i principi cristiani alla pratica culturale esistente e diffusa dei baci saluti, esortandoli a mantenere santo il loro saluto. Shaul stava dicendo ai cristiani di fare dei loro baci saluti un'attività santificata, riservata o in linea con la corretta vita cristiana. Stava insegnando loro: dato che usate baciarvi, salutatevi gli uni gli altri con un santo bacio. Nel caso di Kefa, invece, il suo uso di amore deriva da agape, riferendosi ancora all'amore santo, puro, disinteressato che dovrebbe esistere tra i credenti in Yeshua. Senza dubbio, se Shaul avesse scritto a un pubblico americano del XXI secolo, avrebbe detto qualcosa come: salutatevi a vicenda con un santo abbraccio. Il santo bacio e l'eventuale santo abbraccio implicano che il bacio o l'abbraccio non dovevano essere fatti con malizia. Come dicevo prima, i baci come saluto erano consentiti solo tra persone dello stesso sesso. Farlo tra persone di sesso opposto non era ben visto. Eppure Shaul incoraggiava il santo bacio, riformando un po' i costumi, consentendo così a uomini e donne nel Messia di salutarsi con santi baci, cioè senza malizia. Ma se Shaul avesse scritto agli eschimesi della tribù Inuit, cosa avrebbe detto? Salutatevi con un santo kunik, ovvero quel tipo di saluto che corrisponde al nostro bacio sulla guancia, che consiste nello strofinarsi i nasi. E questo, oltre che essere un saluto tipico degli eschimesi, è anche un modo per comunicare il proprio affetto a parenti, amici e a persone a cui si vuole molto bene. Salutatevi con un santo kunik significa salutatevi in modo santo, cioè senza malizia, come dire scambiatevi un saluto in modo fraterno. Una terza pratica che richiede chiarimenti per comprenderne la corretta applicazione è il lavaggio dei piedi. Yeshua spaventò e sconvolse letteralmente i suoi talmidim nell'occasione in cui egli insistette di lavare loro i piedi. È quasi altrettanto sorprendente trovare oggi gruppi religiosi che credono che Yeshua stesse istruendo un evento duraturo, un dogma, un atto di adorazione da osservare ritualisticamente nella pratica del cristianesimo. In effetti, la lavanda dei piedi nella Canaan del primo secolo era un'amenità culturale comune, e ciò era necessario a causa delle condizioni stradali sterrate e polverose e del tipo di calzature utilizzate. In un tipico ambiente medio orientale, diverse cortesie sociali venivano normalmente estese agli ospiti. Queste espressioni di ospitalità includevano il bacio di saluto, la cura degli animali dell'ospite e a fornire cibo e riparo. La cultura occidentale in genere ha un elenco completamente diverso di servizi sociali, incluso prendere il cappotto di un ospite per riporlo nell'appendiabiti, offrire qualcosa da bere o da sgranocchiare, un cioccolatino, un biscotto, un pasticcino,
e chiedere all'ospite di accomodarsi nel divano del salotto. In una cultura in cui in una casa i domestici e la servitù erano in abbondanza, il compito di lavare i piedi impolverati di un ospite sarebbe stato svolto da uno di questi servitori. E questo fatto è ciò che rendeva l'azione di Yeshua ripugnante per i suoi Talmidim. Erano letteralmente disgustati dal fatto che Yeshua, il loro maestro e padrone, si fosse abbassato a tal punto da compiere un lavoro da domestici. Ecco come alle parole di Shaul ai Filippesi possiamo restituire tutto il loro colore originale. Parlando del Signore Yeshua, l'Apostolo disse: «Se dunque vi è qualche consolazione nel Messia, se vi è qualche conforto d'amore, se vi è qualche comunione di spirito, se vi è qualche tenerezza di affetto e qualche compassione, rendete perfetta la mia gioia, avendo un medesimo pensare, un medesimo amore, essendo di un animo solo e di un unico sentimento. Non fate nulla per spirito di parte o per vanagloria, ma ciascuno, con umiltà, stimi gli altri superiori a se stesso, cercando ciascuno non il proprio interesse, ma anche quello degli altri. Abbiate in voi lo stesso sentimento che è stato anche nel Messia Yeshua, il quale, pur essendo in forma di Dio, non considerò l'essere uguale a Dio qualcosa a cui aggrapparsi gelosamente, ma svuotò se stesso, prendendo forma di servo, divenendo simile agli uomini. Trovato esteriormente come un uomo, umiliò se stesso, facendosi ubbidiente fino alla morte e alla morte di croce. Perciò Dio lo ha sovranamente innalzato e gli ha dato il nome che è al di sopra di ogni nome, affinché nel nome di Yeshua si pieghi ogni ginocchio nei cieli, sulla terra e sotto la terra, e ogni lingua confessi che Yeshua Mashiach è Adonai, alla gloria di Dio Padre. Poiché i discepoli di Yeshua stavano già praticando la lavanda dei piedi, Yeshua stava semplicemente usando l'usanza culturale per insegnare un principio spirituale. Questo è il motivo per cui ha preceduto la sua azione, notando che non avrebbero compreso il significato di ciò che stava per fare. Tu non sai ora quello che io faccio, ma lo capirai dopo. Ecco perché, quando ha terminato di lavare i piedi ai Talmidim, disse loro: «Sapete quello che vi ho fatto?» Ovviamente sapevano che egli aveva lavato loro i piedi. Se egli li stesse semplicemente esortando a continuare questa pratica comune, avrebbero capito la sua ingiunzione all'istante. Ma non era questo il punto in cui stava tentando di istruirli. Stava insegnando l'autoumiliazione e il perdono. Anche noi dobbiamo essere abbastanza umili da correggere i nostri errori e ricevere il perdono che Yeshua offre. Dobbiamo essere disposti a trattare gli altri meglio di noi stessi, servendoli e mostrando preoccupazione per il soddisfacimento dei loro bisogni. Sarebbe una cosa semplice se potessimo adempiere a questo editto lavando ritualisticamente i piedi di un altro. Tuttavia, Yeshua stava comunicando il fatto che l'umiltà e l'atteggiamento modesto e servitore che vuole che mostriamo richiedono una dedizione molto più diligente e coerente del proprio comportamento quotidiano. Cari amici, siamo giunti purtroppo alla conclusione del nostro studio. Spero che il video vi sia stato interessante e che possiate condividerlo per garantire una maggiore diffusione. Il nostro appuntamento è al prossimo videolog, perciò se è la prima volta che vi siete collegati nel mio canale e non siete ancora iscritti, iscrivetevi e cliccate sulla campanella per attivare le notifiche. Alla prossima e Shalom!